produzione della RAI di Napoli. Eccolo qui con noi. Antonio Parlati. Allora, ci vuole. Diciamo, proseguendo sulla strada dei ricordi. Sì. Prima ci siamo fermati a ricordare un po' com'era la RAI di quei tempi nuovi. Per fortuna tu rappresenti una bella continuità tra la RAI di prima e la RAI di oggi, una RAI che partendo da Napoli tende a proiettarsi sempre di più nel futuro. Abbiamo avuto molti anni di lavoro comune e lui è stato sempre un dirigente di grande rigore, di grande professionalità. Quindi il ruolo che svolge, ed è succeduto a direttori di sede, di persone tutte pregevoli, no? Segna una bellissima continuità. Quindi rinnovamento nella continuità. Colgo l'occasione per salutare Antonio e anche per testimoniare il grande ruolo della RAI a Napoli e del centro di produzione, che è un grande patrimonio della città, patrimonio culturale, identitario, ma anche economico, perché è un grande motore di sviluppo economico, di lavoro, non solo diretto ma anche nell'indotto, che testimonia la grande professionalità delle maestranze napoletane anche in momenti in cui c'è una grande trasformazione tecnologica, quindi ci sono grandi competenze a Napoli che meritano, io insomma di questo faccio auspicio, non solo di essere mantenute ma di essere ulteriormente valorizzate, perché il centro può rappresentare per Napoli in questa fase di grandi investimenti e grandi successi nell'audiovisivo, può rappresentare veramente quel volano che può fare la differenza. Con Antonio abbiamo parlato tanto e quindi credo che veramente questo premio è anche un premio che va a tutte le grandi professionalità della RAI di Napoli, e qui credo che dobbiamo fare un grande applauso per chi ci rappresenta. Grazie direttore. Innanzitutto mi fa piacere che abbia detto tutto quello che avrei detto io, cioè che estendo ovviamente questo premio a tutti coloro che lavorano nel centro di produzione. Ermanno parlava di continuità, quindi ha citato anche anni passati, quindi vedo che il leitmotiv di questa giornata è l'età e il tempo, quindi a questo punto non mi piacciono le citazioni, però cito evidentemente un aforisma di Picasso che diceva: ci vogliono molti anni per diventare giovani. Quindi credo che sia questo probabilmente un modo. Allora guarda, mi stimola a ricordare Luigi Compagnone che mi aveva fatto un mantra, diceva: vecchi si nasce, giovani si inventa. Ho mantenuto il microfono a Ermanno Corsi, che per me è una istituzione veramente assolutamente di primo livello. E anche che noi abbiamo trovato la maniera di lavorare bene ma di divertirci anche. Però si continua così, ci caccia. Certo, infatti, bravo, adesso ci divertiamo di meno, io faccio la parte della cattiva, ma lo devo fare.